Il Giulianova non va oltre lo 0-0 al Fadini con l'Agnonese, una partita brutta nella quale i padroni di casa hanno provato a spingere di più, ma nella quale hanno dovuto fronteggiare l'espulsione di Del Grosso a mezz'ora dalla fine. Episodio che i molisani non hanno sfruttato, anche se resta dubbio l'annullamento dell'autogol di De Fabritis nel finale, che poteva far pendere la bilancia per l'Olimpia. Ancora senza Barlafante, Fazzini ed Adamo, Bolzan conferma la formazione che ha espugnato domenica scorsa il De Marzi. Il tecnico dell'Agnonese, Foglia Manzillo, cambia quattro elementi rispetto a tre giorni fa. Litterio, Sciadì, Mazzarani e Sorgente sono le novità nel 3-5-2 di partenza. Agli ordini di Bergamin di Castelfranco Veneto, la partita ha inizio con qualche distrazione di troppo. La punizione di Napolano al quinto è centrale, mentre due minuti dopo il Giulianova perde un brutto pallone ai 20 metri, ma ancora sbaglia tutto e i padroni di casa non pagano dazio. Al quarto d'ora Pagliarini esce in maniera provvidenziale fuori area e rimedia ad un fuorigioco non ben applicato dai suoi compagni. Col passare dei minuti il Giulianova prende sempre più iniziativa, ma le azioni non hanno sbocchi. D'altro canto la squadra alto molisana al 28esimo rischia di restare in 10 uomini quando Sciadì, già ammonito, viene graziato dal direttore di gara, non dal proprio allenatore Foglia Manzillo, che per non correre rischi lo avvicenda un minuto dopo con Diarra. Al 33esimo la pressione sul Litterio permette un recupero al Giulianova, ma Di Paolo non inquadra lo specchio della porta. Lo stesso centravanti Giuliese ci riprova dalla distanza al 45esimo dopo una corta respinta di Albanese. Un primo tempo decisamente incolore ed il secondo inizia con lo stesso cliché. Dopo 9 minuti Bolzan gioca la carta Tozzi Borsoi dentro al posto di Di Paolo, ma al 16esimo arriva quello che non ti aspetti. Manata di Del Grosso a un giocatore della panchina ospite che ritardava la rimessa in gioco e cartellino rosso per il capitano del Giulianova che lascia i compagni in 10 uomini. L'espulsione non cambia però il volto della partita perché l'Agnonese, nonostante gli ingressi di Niang e Desai, continua a mostrare grandi limiti nel costruire, mentre il Giulianova mantiene l'iniziativa, tuttavia senza costrutto. Al 40esimo però un altro episodio che può segnare la partita, cross di Niang e De Fabritis di testa, infila la propria porta, Fadini gelato per qualche istante prima di prendere atto di una segnalazione di fuorigioco da parte del secondo assistente a carico di Salifu. Concitato il finale, Maraolo esce su Napolano lanciato in area di rigore e lo anticipa di un soffio. In pieno recupero, sugli sviluppi di un corner, Salifu gira di forza ma non inquadra la porta, mentre al 50esimo e all'ultima azione Diarra spaventa Pagliarini con un sinistro che sfiora la traversa. Subito dopo il fischio finale per un pareggio complessivamente giusto. Bolzan, un pareggio che valuta come? Lo valuto come due punti persi, perché se c'è una squadra che ha provato veramente a vincere la partita è stata Giulianova. Cioè, io mai pensavo che non, nell'arco dei 90 minuti non avremmo riuscito a sbloccare la partita. Purtroppo, ma io, Del Grosso ha sbagliato, è inutile nascondersi dietro, Del Grosso ha sbagliato. Ma è vero anche che le partite in 10 contro 11 se possono vincere. Io non ho fatto arretrare la squadra perché di carattere io sono così. Quindi la squadra anche in 10 con un campo infame ha provato a con qualche concetto, qualche idea a mettere in difficoltà l'avversario, l'ha fatto, perché mi vengono in mente un tiro di Torelli, scusate. Un'altra volea al volo di Tozzi Borsoi, che secondo me sarà uscita di poco, e altre occasioni importanti, qualche fuorigioco lì che siamo stati poco svegli, aspettare un attimo e quindi peccato. Diciamo che io sono contento di quello che abbiamo fatto dal primo all'espulsione, perché abbiamo contenuto bene, siamo ripartiti non tantissime volte per la verità, però comunque alla fine poteva anche nascere qualcosa. Dall'espulsione in poi mi sarei aspettato qualcosa in più, perché comunque il Giulianova alla quarta gara in 11 giorni con un uomo in meno, noi siamo alla terza gara in 11 giorni, avremmo potuto e dovuto fare qualcosa in più. Abbiamo avuto delle palle gol importanti, ma soltanto negli ultimi 5 minuti. Potevamo e dovevamo fare qualcosa anche precedentemente. Certo, il gol era anche arrivato, però nel complesso fino all'espulsione bene, dopo l'espulsione non sono contento. Mi hanno detto che in settimana forse probabilmente cominceranno con gli idranti a bagnare il campo per sciogliere questa maledetta neve che ormai è lì da un mese, anche perché giovedì e venerdì continuerà di nuovo a nevicare. È una situazione assolutamente insostenibile, c'è uno stallo da questo punto di vista.
ripeto, ingiustificabile, perché comunque sono 12 anni che questa società fa la Serie D e andando avanti così sarà molto molto difficile conservarla la categoria.